Heroes, produzione abbigliamento in pelle per le migliori grip, Armani collezione uomo, Moncler, Kenzo, Duvetica e molti altri. Heroes è il principale sostenitore della Fossaltese Calcio. Heroes, via del lavoro 4, Fossalta di Porto Gruaro. Il tuo veicolo industriale lo puoi trovare da GP Auto a Villotta di Chioms. GP Auto è l'azienda dinamica e giovane dove puoi trovare veicoli industriali di ogni genere, auto d'epoca e d'occasione. Per il tuo veicolo prima passa da GP Auto, uscita A28 a Villotta di Chioms, Pordenone. GP Auto, telefono 0434 630 560. Prima passa da GP Auto. CMC Venezia, personalizzazione e abbigliamento sportivo, abbigliamento promozionale, trofei per premiazioni, in via Alessandro Volta a Torre di Mosto, telefono 0421 3125 08, abbigliamento sportivo personalizzato CMC Venezia, sponsor SmackDown Le Basket. Vito Corbetta presenta Concord Auto a Concordia Sagittaria. Carrozzeria, servizi e riparazioni cristalli, noleggio auto e pulmini. Concord Auto. Per qualsiasi problema, contattaci. Concord Auto è in via Fratelli Cervi 27 a Concordia Sagittaria. Telefono 0421 70 36 63. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Assinvest, consulenze aziendali, promotori finanziari e previdenziali, addetti al settore assicurazioni, consulenze rischi a persone, servizi e consulenze sinistri. Assinvest, agente generale Leonardo Moretto. Assinvest è presente nel territorio portoguarese e limitrofo da quasi 40 anni. Diciamo che la nostra attività principale è quella nel segmento assicurativo e poi si è allargato anche all'attività finanziaria. Assinvest, in via Vivaldi 3 a Porto Gruaro, telefono 0421 27 32 58. Bentrovati gentili telespettatori a Pressing 24, il calcio del Veneto orientale. Incominciano a scorrere già i titoli di coda in taluni campionati. Dopo il già matematico salto di categoria del Porto Mansue, volato con largo anticipo in eccellenza, questa settimana è stata la volta della Salute a celebrare uno storico traguardo, approdando al campionato di promozione, impresa che mai prima d'ora era riuscita ai canarini dell'Ivenza. Dopo il 5-1 rifilato domenica scorsa alla Cenerentola ardita Breda, nel recupero di mercoledì contro il Ponzano serviva solamente un pareggio per far esplodere la festa. I ragazzi di mister Tonino Conversano invece non si sono tirati indietro, travolgendo sul neutro di San Giorgio di Livenza per 4-0 i trevigiani. Vediamo il servizio. Vai! Allora, finalmente è arrivata la Salute in promozione. Sì, hai detto bene. È merito tuo, dai! È arrivata, è andata bene, hanno fatto quello che dovevano fare, siamo riusciti fino alla fine, va bene così. È andato tutto bene, per il meglio, tutto bene. Era la prima sul campo, quindi ci tenevo tantissimo, mi hanno dato questa gioia e sono contentissimo. Volevo dire che è facile vincere un campionato di prima categoria con una squadra fatta dal direttore sportivo, una squadra d'eccellenza, quindi è tutto facile. Sì, no, sono sincero, l'ho già detto, ho avuto a disposizione una gran rosa, la squadra è stata fatta bene, il presidente e il direttore sportivo mi hanno dato a disposizione una gran squadra. C'è dietro tutto, c'è dietro una gran società, si poteva vedere anche stasera la gente che c'era, quindi c'è tutto, ci vuole sempre un mix di tutto e se ci credi, diciamo, l'obiettivo lo raggiungi. Sono stati bravi, un complimento a tutti, un grazie a tutti per quello che mi hanno dato, per tutto. Grazie al Presidente. Grazie Frasi. Bene. Ecco, allora Presidente, qual è la sensazione in questo momento? Beh, insomma, direi che dopo questa occasione che si è verificato in maniera abbastanza improvvisa qui a San Giorgio, siamo partiti con questa ambizione, la strada è stata dura, siamo riusciti, grazie al mister, grazie al DS, ai giocatori, alla società, un po' a tutti. Abbiamo avuto i nostri momenti di difficoltà, come spesso abbiamo detto, abbiamo fatto un quadrato tra di noi e alla fine eccoci qua, insomma, ecco, ce l'abbiamo fatta. Promozione storica un po' per tutti, per il paese, per questi giocatori che alla fine se lo sono meritati.
Una menzione soprattutto ai vostri tifosi. Sì, i tifosi, come abbiamo sempre detto, sono non solo il dodicesimo, il tredicesimo, sono qualcosa di straordinario all'interno di questo paese, insomma. Contagiano la squadra, contagiano un po' tutta la dirigenza, hanno contagiato anche a me che sono da Caorle. È una bella soddisfazione. Ecco, campionato che deve ancora finire, ma ovviamente la società sta già pensando al futuro. Come deve ancora finire? Ma è finito, sì. Abbiamo 13 punti, il campionato è finito, sì, parliamo di promozione, piccoli passettini un po' alla volta, ci ragioniamo, valutiamo, c'è un gran gruppo, la volontà è quella di mantenere questo gruppo, vediamo insomma, vediamo cosa succede. Noi siamo felici, siamo contenti, come potete sentire anche qua in sottofondo, andiamo avanti così. Un ringraziamento vorrei farlo anche a Andrea Ruzza, che è qui con noi, che sempre ci ha seguito. Pioggia, vento, neve, sempre è venuto a fare queste interviste, è sintomo anche di una vita insomma che si impegna, che vuole valorizzare questo tipo di calcio dilettantistico. Niente da dire, bravi, bravi, bravi a tutti, non perché abbiamo vinto, ma bravi, veramente, un grosso applauso. Mi attacco al presidente, ringraziamenti a Andrea, veramente, grazie, sempre disponibile, ci ha dato possibilità di farci vedere, è sempre stato nelle sue, grazie, grazie veramente, grazie ancora Andrea. Allora, capitan Giannotta, è arrivata questa promozione ormai che era già messa in preventivo, mancava solo un punticino, è comunque una grande soddisfazione. Sì, una grande soddisfazione, l'abbiamo vinta anche bene, vincendo 4-0, così abbiamo portato a casa un risultato che tutti si aspettavano, però insomma prima di questa partita non era ancora deciso, super contenti, benissimo, dai. Insomma, penso che l'abbiamo meritato alla fine del campionato, penso che alla fine l'abbiamo meritato. Ecco, qual è stata la vostra forza? Ma sicuramente un bel mix di giovani e vecchi, sicuramente, un bel mix di giovani e vecchi, una società splendida perché è sempre presente come una volta tutto il paese che lavora per questa società, e questo è il mix giusto per vincere il campionato. Tomaselli Gianfranco, presidente onorario della Salute, nonché anche terzino sinistro della prima ora. Dunque, quanta soddisfazione per voi, vecchie glorie, vedere finalmente la Salute in promozione. Sì, diciamo pure che è già 4-5 anni che diciamo queste cose di fare una società per il futuro e la stiamo portando avanti, e mi sembra che siamo a un buon punto, e speriamo che il prossimo anno, quando saremo in promozione, ma la cosa che a noi ci interessa è il settore giovanile, lo dico così, ma è già un paio d'anni che diciamo bisogna portare avanti sì la prima squadra, perché è un buon livello mai raggiunto nella Salute finora, però noi dobbiamo lavorare sul settore giovanile in futuro, perché noi dobbiamo avere i ragazzi nostri per il futuro. Questo io lo dico e l'ho detto anche in riunione spesso, queste cose qua sono molto importanti, perché la Salute merita quello che ha. Abbiamo un bel pubblico, stasera possiamo dire che siamo pieni, e speriamo bene per il prossimo futuro. Ecco, ma ripensando a quei tempi, agli inizi? Agli inizi si era nel 59, io ero avevo 16-17 anni, e agli inizi eravamo squadra più meno tecnica di oggi. Oggi è basata sulla tecnica. Però si difendeva bene sui campi di Cesarollo, di Bibione, di Sanstino, anche a quell'epoca, Sanstino, Cesalto, Venezia, Burano, Murano, Sant'Elena. Si andava a giocare, si partiva la mattina e si arrivava la sera. Eravamo in seconda categoria, però abbiamo fatto bene sempre. Abbiamo fatto con i nostri giocatori, perciò
quello che si è fatto sempre. Adesso invece siamo un po', abbiamo pescato un po' tutto il Veneto orientale, sì, la nostra zona qua, San Donà, San Stino, Caorle, abbiamo una squadra buona, insomma. L'attesa dunque è tutta per definire la griglia dei play-off, dove il Caorle domenica prossima ha l'occasione, dovendo affrontare l'ormai quasi rassegnato Treporti, di ritornare a correre per difendere la propria posizione, messa adesso dopo i risultati dell'ultima giornata, nuovamente a rischio dal ritorno del Marcon. I rossoblù hanno l'occasione di sfruttare lo scontro diretto tra Novente e team biancorossi per guadagnare nuovamente terreno. La Iuli invece ha definitivamente alzato bandiera bianca, un campionato che tra le immancabili polemiche si sta concludendo in modo ben diverso rispetto a quanto ci si attendeva in Riva Lemene alla vigilia del campionato. Doveva essere un testa a testa con il La Salute, invece i concordiesi resteranno fuori anche dalla zona playoff. Sentiamo. La Iulia ha definitivamente alzato bandiera bianca. Sabato è arrivata una sconfitta contro il Marcon che ha virtualmente privato i concordiesi di qualsiasi speranza di agganciare i play-off, sebbene ormai in pochi credessero nella possibilità di un recupero. A voler essere buoni, dopo tre retrocessioni in quattro anni, c'è da accogliere questo campionato in modo positivo. Di fatto, però, considerando le premesse di pronta risalita che vi erano alla vigilia, la stagione si è rivelata fallimentare, mettendo a nudo i soliti e mai risolti problemi di natura societaria, che peraltro non sono nemmeno economici, quanto invece organizzativi. In Riva Lemene è fuori discussione che ci sarà da cambiare molto, squadra per gran parte da rifare, ma non prima di aver trovato forze dirigenziali nuove capaci di portare una certa competenza ed entusiasmo, due peculiarità senza le quali il calcio concordiese è destinato a soffrire ancora. Chi ha voglia si faccia avanti, intanto c'è da concludere questa annata che pare avere i presupposti da qui alla fine dell'autentico calvario. E vincendo contro una Gorghense che al campionato, lasciando a riposo tutti i calibri da 90, aveva dato precedenza alla semifinale di Coppa Veneto contro il San Zeno, peraltro persa di misura per 1-0, per il Lugugnana sono arrivati tre punti che sistemano quasi in modo definitivo la classifica in funzione della salvezza. Sette lunghezze dalla zona play-out costituiscono infatti un buon bottino da gestire con una relativa tranquillità sino al termine del torneo. E chiudiamo questa ampia pagina riservata alla prima categoria, ritorniamo quindi alla nostra consueta scaletta, ferma la Serie D per il turno di sosta pasquale. In eccellenza si è ancora più compattato il vertice della classifica, promettendo un finale con grandi emozioni. San Donà sempre in gran spolvero, la Vigontini invece ha nuovamente rallentato il passo, facendo rientrare prepotentemente anche la Pievigina nel discorso promozione. Ma la capolista adesso è Lia Piave, che ha operato il sorpasso grazie ai tre punti conquistati nel recupero con il Nervesa, battuto per 3-2. In promozione il Portoguaro ha sprecato i suoi carichi da 90, il pareggio subito in piena zona Cesarini con la Vazzolese ha di fatto tarpato le ali alla squadra di mister Sandro Gallina, che nel caso fosse riuscita a far bottino pieno anche nel recupero di mercoledì, che l'ha vista opposta all'Ovis Spresiano, avrebbe davvero ipotecato la zona playoff. Così non è stato, magari anche con un po' di sfortuna, ma del resto la sorte presenta sempre il suo conto. Altre volte magari i Granata sono stati baciati da una dea bendata che adesso ha voluto probabilmente indietro una parte di quanto anticipato. E domenica al Mecchia arriva il Favaro in un incontro da dentro o fuori i playoff. E di partite di fondamentale importanza si può parlare anche di quella che dovrà affrontare domenica la Fossaltese. Al Pessa arriva il Codogné, una sfida da vincere nella maniera più assoluta e soprattutto da non sottovalutare, considerando il colpo di coda che hanno già avuto i retrocessi trevigiani, i quali sono usciti vittoriosi nelle ultime due partite con Opitergina e Musile. Soprattutto alla luce dell'ultimo pareggio casalingo con l'Union Vipo, che non ha fatto compiere ai biancoverdi quel balzo in avanti in classifica tanto sperato. Sentiamo mister Thomas Giro e Stefano Casarotto. Sicuramente è stata una partita d'alta intensità. La mia squadra veramente è stata aggressiva, è stata corta, non abbiamo rischiato niente. Ai punti probabilmente meritavamo qualcosa in più, anche se loro è un'ottima squadra, però sul campo abbiamo dimostrato veramente
un'ottima organizzazione di gioco con aggressività che mi è piaciuta un sacco oggi, quindi ho visto una squadra anche fisicamente e mentalmente pronta ad andare a affrontare queste ultime partite di campionato. Oggi non è che abbiamo avuto grandissime occasioni, sicuramente ne abbiamo avute, ne abbiamo create qualcuna, non sono andate bene, ma insomma pazienza, la squadra l'ho vista viva con mentalità giusta, quella che piace a me, che ha voglia di fare la partita, ha voglia di fare sacrificio, ha voglia di aiutarsi, quindi sono delle cose importanti che ci serviranno per affrontare la prossima partita, che sarà molto dura e impegnativa. No, oggi abbiamo fatto una bella prestazione, abbiamo ottenuto un pareggio che era fondamentale non perdere, e la vittoria era meglio, però vabbè, è andata così, dunque domenica adesso cercheremo di fare i tre punti e così saremo, con i tre punti di domenica saremo salvi, ecco. E abbiamo avuto due o tre occasioni, però purtroppo un po' di sfiga, un po' non siamo riusciti a concretizzare e niente, insomma, ci faremo domenica. Sei uscito anzitempo per un colpo, una caviglia, com'è la situazione? Io sì, un intervento, mi ha preso la caviglia, al piede a martello mi è entrato, però sono provato a rientrare, però non ce l'ho fatta. E spero adesso di recuperare domenica e di essere al meglio. Intanto, sempre per quel che riguarda la promozione, dobbiamo dire che il Cavallino ha esonerato il tecnico Nicolò d'Este al suo posto nel tentativo di scuotere una squadra precipitata nel pieno dei play-out. È stato chiamato mister Claudio Colletto. E di prima categoria ne abbiamo già parlato in apertura, dunque adesso guardiamo direttamente alla seconda categoria, dove per il Fossalta Piave, quello di domenica, potrebbe essere già l'appuntamento con il ritorno nel campionato superiore. Basteranno i tre punti contro il Sant'Erasmo, a patto che il Bibione, reduce da un pareggio per 2-2 in casa di Gualtino, che ormai si sta preparando a doversi giocare la salvezza ai play-out, non vinca in quel di Sindacale, al cospetto di una squadra alla disperata ricerca della tranquillità. E rischia concretamente anche il Paramaggiore di vedersi sfuggire i play-off. La sconfitta contro il Sant'Erasmo ha complicato notevolmente il cammino dei Blaugrana, che per poter sperare di recuperare il terreno perduto devono gioco forza provare a vincere tutte le partite. In terza categoria, la battuta d'arresto casalinga del Burano davanti all'Eraclea ha in parte riaperto questo campionato, riducendo il divario tra la capolista ed il Ponte Crepaldo a 6 punti. Domenica i lagunari saranno di scena a Torre di Mosto e a proposito dell'11 torresano, il presidente Cristian Pasquon ha tracciato un bilancio della stagione blucerchiata. Vediamo. Beh, la prima squadra, allora, stiamo vivendo un momento un po' di bassa, se vogliamo chiamarla così in gergo. Abbiamo fatto una programmazione che è una programmazione, diciamo, che ha un arco triennale. La nostra volontà è quella di riportare in prima squadra, dopo un periodo così un po' di appannamento, i ragazzi del nostro settore giovanile. Perché? Per due motivi fondamentali. Primo, perché ci crediamo e perché siamo convinti che sia l'unico sistema di portare avanti il calcio in un livello dilettantistico dove risorse, soldi non ce ne sono. La filosofia del Torre di Mosto è conosciuta a tutti, noi abbiamo fatto un cambio societario da poco e questo ci ha permesso di tenere da un lato la tradizione ma cambiare le cose che invece ormai erano diventate un po', mi passi il termine, vecchiotte. La stagione sta andando a un po' a fasi alterne, ma noi siamo soddisfatti dell'impegno dei ragazzi, del lavoro del mister e dello staff, perché siamo convinti che questo sia un lavoro propedeutico per gli anni futuri. Per quanto riguarda il resto, noi siamo impegnati dai piccoli amici fino agli allievi, quest'anno facciamo gli juniores e stiamo avendo delle grosse soddisfazioni da parte di tutte le categorie, in primis dei giovanissimi, in questo momento sono primi nel loro girone a livello provinciale. Perciò sostanzialmente la partecipazione, il livello anche tecnico degli allenatori e dirigenti, fortunatamente, anche se a costo zero, sta sempre più aumentando. E questo è, faccio un ringraziamento mio personale a tutti coloro che collaborano in società.
E adesso regaliamo un po' di spazio anche al calcio amatoriale, andando a Sumaga di Portogruaro, dove gioca e vince, suscitando tanta simpatia, il Portover, sodalizio che ormai ha spento le 10 candeline, presieduto da Enrico Angeli. Il Portover è un'associazione sportiva dilettantistica nata una dozzina di anni fa a Portogruaro per iniziativa di un gruppo di ex calciatori che avevano ancora il tempo e ce l'hanno ancora tuttora, perché molti di questi sono ancora dopo 12 anni a far parte del gruppo, la voglia e il desiderio di continuare a giocare a calcio e continuare i trascorsi di non grande successo lustro del passato, ma continuare in amicizia giocando i campionati amatoriali over 40 del Friuli, perché per comodità pratichiamo, ci siamo iscritti ai campionati friuliani del Friuli Colinare e dell'UISP con due squadre. E come dicevo, è un'avventura che continua da 12 anni e che ha visto partire un gruppo storico al quale si sono uniti molte, molte nuove persone. Alcuni escono ogni fine anno, altri ne entrano. È una storia che continua in amicizia, in allegria e con la componente agonistica che non manca mai, perché nonostante i 45-50 anni, chi 55, la voglia di giocare per vincere c'è ancora. Stefano Pierasco, componente della squadra WISP, dunque come è andata la stagione? La stagione è andata benissimo, la prima fase per quanto riguarda il campionato WISP over 40, siamo arrivati primi nella prima fase, ripeto, e adesso stiamo aspettando che finisca l'altro girone per capire con chi ci dovremmo scontrare nella seconda fase. E siamo molto fiduciosi, quest'anno la squadra si è notevolmente rinforzata con l'acquisto di alcuni giocatori importanti, anche se comunque di età non più giovane, che però hanno voluto mettersi in gioco con noi e darci quindi una mano al raggiungimento di questo obiettivo, che comunque arriviamo tutti gli anni fino lì ma non riusciamo mai ad ottenere la vittoria finale. Attualmente il Portover come società conta circa una cinquantina di tesserati, è chiaro che poi comunque durante la fase del campionato, tra infortuni, problemi familiari e altre cose, non tutti riescono comunque ad arrivare alla fine, tante volte ci troviamo alle partite che siamo veramente contati, per cui se per il prossimo anno c'è qualcuno che volentieri vuole far parte del gruppo, può venire presso le nostre strutture. E ne parliamo volentieri assieme e ben vengano. Comunque ci stiamo allenando al giovedì presso il campo di questa struttura a Sumaga, al lunedì invece le partite in casa le facciamo all'oratorio di Concordia, dove gentilmente ci ospitano, e adesso aspettiamo, ripeto, solamente che finisca l'altra fase per capire quali saranno le composizioni dei vari gironi. E con Vittorio Ballan, invece componente della formazione che partecipa al campionato friulano collinare, dunque per voi com'è la stagione, come sta andando? Beh, la stagione sta andando discretamente bene, direi, perché diciamo noi rispetto a loro siamo meno competitivi anche come età, perché siamo un po' più stagionati, diciamo, però noi abbiamo fatto la prima fase dove non ci siamo qualificati per la seconda fase, diciamo nelle top, che adesso il campionato si divide in due, fanno una parte, ci sono diversi gironi nel nostro campionato, una parte si raggruppa in un girone che fa una coppa maggiore e noi facciamo un'altra coppa minore che è destinata alle squadre che si sono classificate più in basso. Per noi va benissimo così, perché il nostro livello di competizione non è elevato, perché siamo tutti abbastanza, io stesso ho 54 anni, quindi quando corri contro uno di 40 fai fatica, diciamo. Però per noi l'importante è vincere sempre finita la partita, perché noi quando è finita la partita, magari anche in campo è normale, ci si può arrabbiare perché magari si perde a volte, poi uno sbaglia, però sicuramente l'arbitro fischia tre volte, per noi cambia tutto. Noi, il nostro scopo è quello di stare insieme, di passare in compagnia, dopo magari mangiare una pasta asciutta, ovviamente giocando a pallone, perché quello è lo scopo principale sempre anche per noi. Molto bene, abbiamo concluso la puntata numero 25 di Pressing 24, grazie per l'attenzione, noi ci rivediamo tra 7 giorni, sempre solo sui canali di Teleantenna con la consueta programmazione, al giovedì ricordo Punto Sport, al venerdì Pressing 24.
Heroes, produzione abbigliamento in pelle per le migliori grip. Armani collezione uomo, Moncler, Kenzo, Duvetica e molti altri. Heroes è il principale sostenitore della Fossaltese Calcio. Heroes, via del Lavoro 4, Fossalta di Porto Gruaro. Il tuo veicolo industriale lo puoi trovare da GP Auto a Villotta di Chioms. GP Auto è l'azienda dinamica e giovane dove puoi trovare veicoli industriali di ogni genere, auto d'epoca ed occasione. Per il tuo veicolo, prima passa da GP Auto, uscita a 28 a Villotta di Chioms, Pordenone. GP Auto, telefono 0434 630 560. Prima passa da GP Auto. CMC Venezia, personalizzazione e abbigliamento sportivo, abbigliamento promozionale, trofei per premiazioni, in via Alessandro Volta a Torre di Mosto, telefono 0421 3125 08, abbigliamento sportivo personalizzato CMC Venezia, sponsor Smack Orle Basket. Vito Corbetta presenta Concord Auto a Concordia Sagittaria. Carrozzeria, servizio riparazioni cristalli, noleggio auto e pulmini. Concord Auto. Per qualsiasi problema, contattaci. Concord Auto è in via Fratelli Cervi 27 a Concordia Sagittaria. Telefono 0421 70 36 63. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Assinvest, consulenze aziendali, promotori finanziari e previdenziali, addetti al settore assicurazioni, consulenze rischi a persone, servizi e consulenze sinistri. Assinvest, agente generale Leonardo Moretto. Assinvest è presente nel territorio portoguarese e limitrofo da quasi 40 anni. Diciamo che la nostra attività principale è quella nel segmento assicurativo e poi si è allargato anche all'attività finanziaria. Assinvest, in via Vivaldi 3 a Porto Gruaro, telefono 0421 27 32 58.